leggende metropolitane, luoghi e misteri ad essi collegati. Sotto gentile concessione degli amministratori del sito Storie Inspiegabili, che trovate in descrizione in questo video, mi accingo a raccontarvi questa storia. Buon ascolto. In Italia esistono oggetti ritenuti misteriosi la cui funzione è ancora sconosciuta. Oggetti che ancora oggi devono essere del tutto compresi. Insomma, dei veri e propri misteri. Tra questi misteriosi oggetti c'è la pergamena bianca di Cave dei Tirreni, la mitica pergamena che esaudisce i desideri. Negli archivi del palazzo di Cava dei Tirreni è conservato un documento considerato magico. Questo è datato al 4 settembre 1460 e non è altro che una pergamena firmata e siglata, ma in bianco. Qual è il segreto di questa pergamena che, secondo la leggenda, sarebbe in grado di realizzare qualsiasi desiderio che vi venga scritto? Per capirlo è necessario raccontarne la storia. Nel 1459 Giovanni d'Angiò scese nell'Italia meridionale, mandato dal re di Francia per contendere il trono di Ferrante I d'Aragona, e Cava dei Tirreni fu l'unica città che non cedette alle minacce e alle lusinghe dei francesi, che dal 19 al 28 agosto 1460 causarono devastazioni e morti. E soprattutto, a un passo dalla sconfitta, durante la notte, 500 cavesi, sotto la guida di Giosuè Marino Longo, attaccarono di sorpresa l'esercito angioino nel momento in cui l'esercito del re d'Aragona stava per essere accerchiato, ribaltando le sorti della guerra. Come premio, il 4 settembre 1460, re Ferrante I di Aragona consegnò nella sala del trono di Castel di Nuovo di Napoli al sindaco della città di Cava, messer Onofrio Scannapieco, una pergamena in bianco solo firmata e con apposto il sigillo reale affinché il popolo della città scrivesse ciò che più desiderava. La pergamena non fu mai usata e si trova tuttora intatta nel palazzo comunale di Cava dei Tirreni. E per rievocare la battaglia che cambiò le sorti della guerra, ogni anno a luglio si svolge nelle piazze della città la disfida dei trombonieri. La pergamena bianca non è un oggetto fuori dal comune, ma nel corso dei secoli ha acquisito una forte aura magica. Ed è bello pensare che nel caso qualcuno scrivesse realmente qualcosa, il re Ferdinando accorrerebbe dall'aldilà per esaudirlo.